Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata del TG Le Notizie. Bentrovata Letizia. Buongiorno a tutti i nostri videospettatori. Buongiorno Thomas. Con le feste alle porte, questa edizione sarà all'insegna del Natale. Sono giorni questi in cui le famiglie, non solo, assaltano i centri commerciali per le classiche spese natalizie. Infatti, ecco allora che la rubrica di educazione finanziaria, con il supporto di Cassa Padana, potrà darci qualche prezioso consiglio. Oh, ciao Noemi, anche tu qui? Ah, ciao Bilal, sì, anche io. Se vuoi per fare acquisti natalizi. E tu? Sì. E io invece devo prendere un regalo alla mia amica. Ah, capisco. Allora, prendiamo consiglio a CP, il fratellino di Cash. Ascoltiamo. CP vuole fare un regalo alla sua amica. Cash, Patty, cosa aspettate ad avere un POS? I pagamenti elettronici sono comodi, veloci e sicuri. Vieni a trovarci nella filiale più vicina e scoprirai che dire addio ai contanti non è mai stato così vantaggioso. Molto interessante. E le carte? Che cosa sono? Chiediamolo a Salvatore di Cassa Padana. Buongiorno Salvatore. Buongiorno Sara, buongiorno a tutti. Quali sono le modalità di pagamento che utilizziamo nei nostri acquisti? Un pagamento può essere effettuato principalmente in due modalità. Attraverso il pagamento della moneta, quindi con i contanti, utilizzati prettamente per gli acquisti quotidiani di tutti i giorni. Oppure attraverso una moneta elettronica, cioè attraverso l'utilizzo di carte di pagamento, che possono essere carte di credito, carte bancomat o carte prepagate. Le carte prepagate possono essere utilizzate anche da ragazzi minorenni come voi, naturalmente con l'ausilio dei propri genitori. Grazie Noemi, ora è più chiaro. E invece hai visto le ultime novità sulla modalità di pagamento? No, non ti preoccupare, ho già capito. Ascoltiamo Salvatore. È possibile pagare anche in modo innovativo? Certo, è possibile pagare in maniera innovativa avvicinando la nostra carta al POS, l'apparecchio adibito alla ricezione del pagamento. Inoltre possiamo pagare anche attraverso il nostro smartphone. È sufficiente registrare la propria carta sul proprio dispositivo e avvicinare lo stesso sempre al POS. O in alternativa possiamo usare anche il nostro smartwatch nella stessa maniera. I pagamenti elettronici si semplificano la vita in tutti i giorni, ma dobbiamo saperli utilizzare in modo responsabile. Perfetto Sara. Grazie Salvatore. Arrivederci alla prossima puntata. Grazie a tutti, arrivederci. Ora è davvero tutto più chiaro. Mi interessa scegliere il regalo per la mia amica? Sì, certo. Dai, entriamo. Molto interessante. Ora eccoci alle prese con consigli culinari. Dolci consigli. Ascoltiamo i suggerimenti di alcuni studenti della seconda F. Praticamente, io ho già fame. A chi lo dici? La madeleine, un gâteau très célèbre de la tradition française. On la consomme avec du thé, une tisane, du café au lait ou du chocolat chaud. Il en existe plusieurs versions et parfums, les classiques à la vanille, au citron, à l'amande, mais aussi à chocolat, ou même aux épices pour Noël, découvrant l'histoire de ces gâteaux. La question de cette recette est mon ami 655, lors d'une fête donnée pour le roi de la Pologne. Le festin compromis suite en dispute de la cuisine fut sauvé par une jeune servante, appelée Madeleine. La file à la place du dessert du chef pâtissier prépare un gâteau traditionnel de Commercy. Le roi donne au petit gâteau le prénom de jeune fille, Madeleine, de Commercy. Voilà les ingrédients. Du de la farine. Du sucre, un sachet de levure, du beurre fondu, des œufs, préparation, mélanger les œufs avec le sucre et l'aide d'un fouet. Ajoutez la farine et la levure.
Lorsque la préparation est lisse, ajoutez le beurre fondu et quelques zestes de citron. Versez la pâte dans une moule à madeleine. Cuisez 15 minutes à 180 degrés et voilà les madeleines. In Francia si utilizza l'espressione «C'est ma madeleine pousse» quando si vuole evocare una sensazione di nostalgia provocata da un odore, una melodia o un sapore. La madeleine de Proust è ciò che ci riporta alla nostra infanzia. L'espressione è ispirata al passaggio di un libro, La recherche du temps perdu, pubblicata nel 1913. Sabato 14 dicembre le classi del prof Zanola si sono esibite in un concerto natalizio. Emozionati gli studenti, ma ancor più i genitori. Il pubblico entusiasta per lo spettacolo ha gradito con commozione le varie musiche proposte dagli studenti. Si conclude qui. Vi auguriamo buone feste e soprattutto durante questi giorni di relax vi vogliamo invitare a riflettere sull'anno che verrà. Ci auguriamo che nel 2020 quelle persone che hanno il potere di fare le leggi le facciano a tutela del nostro pianeta che troppo sta soffrendo. Ci auguriamo che nel 2020 tutti i ragazzi del nostro pianeta abbiano il diritto a una famiglia, una casa e una scuola. La scuola che ci aiuta a crescere stando bene insieme. Buon anno! Buon anno a tutti voi e arrivederci all'anno prossimo con tantissime novità. Ma soprattutto seguiteci sempre!